Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Tangenti su appalti per la metro di Milano, 13 arresti, anche manager ATM, Alstom e Siemens. Corrotta anche la gara per il sistema frenante. 12 persone sono finite in carcere, una ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta su tangenti appalti truccati per i lavori di innovazione e manutenzione della metropolitana. Tra gli arrestati figura Paolo Bellini, responsabile degli impianti di segnalazione e automazione della municipalizzata, accusato di aver incassato tangenti per 125 mila euro. Raccolti elementi anche su un episodio di corruzione risalente al 2006 che riguarda una gara sulla linea rossa M1, proprio quella colpita da numerosi episodi di frenate improvvise. Procura di Roma, gli sconfitti fanno ricorso al TAR contro Prestipino. Da un lato non c'è pace per la nomina del procuratore di Roma, dall'altro il caso Palamara con le migliaia di chat scambiate tra colleghi potrebbe presto sfociare in decine di istruttorie per incompatibilità ambientale che incombono così su altrettanti uffici giudiziari. Un terremoto dietro l'angolo. Emilio Fede è arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, era a cena a Napoli, il suo avvocato dice era lì per curarsi. Due carabinieri in borghese sono entrati nel locale e hanno invitato l'ex direttore del TG4 a rientrare in albergo e a non uscire. Era partito da Milano, dove è ai domiciliari senza aspettare la decisione del magistrato di sorveglianza. Delitto di Garlasco, Stasi deposita istanza di revisione della sentenza. La difesa dice ci sono nuovi elementi. Dopo la condanna in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia Garlasco in provincia di Pavia, l'avvocato difensore ha annunciato nuove prove per continuare le indagini. Coronavirus in Germania, torna in lockdown il distretto del Mattatoio. Focolaio è il primo a richiudere. Nell'impianto della Toennis sono 1.535 i lavoratori risultati positivi al Covid-19. Il distretto quindi torna per ora fino al 30 giugno alle misure di marzo. Chiusi bar, palestre, cinema, teatri, musei e sarà proibito fare sport in luoghi chiusi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, il bollettino della Guardia di Finanza, sequestrate 2 milioni di mascherine a Napoli. Usura, riciclaggio, truffe e frodi in danno della popolazione e anche online. Pratiche commerciali scorrette e pericolose per i consumatori. Manovre distorsive sui prezzi, indebite percezioni di risorse pubbliche, reati contro la pubblica amministrazione. Frodi nelle pubbliche forniture e più in generale violazione al codice degli appalti. Questi sono i reati su cui si è impegnata la Guardia di Finanza di Napoli e provincia nel corso dell'emergenza Covid-19. Galleria Principe di Napoli online, il bando per l'assegnazione dei locali del comune è online, l'avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo oneroso di un secondo nucleo di locali di proprietà del comune ad uso non residenziale ubicati nella Galleria Principe di Napoli. La pubblicazione dell'avviso si inserisce nel più articolato progetto Common Gallery promosso dall'assessorato ai giovani e approvato con delibera di giunta comunale numero 994 dell'11 dicembre 2013, con cui l'amministrazione ha avviato un percorso di riqualificazione della galleria. Notizie da Treviso e dal Veneto. Addio di Treviso ad Alto Tognana, partigiano industriale di successo, comandante partigiano nel dopoguerra, fondò con il fratello l'industria di porcellane che porta il nome di famiglia. Rappresentante della DC e poi del centro-sinistra, aveva compiuto 100 anni lo scorso marzo. Treviso, il Palazzo dei 400 diventa un B&B, 5 suite tra gli affreschi. Ieri l'inaugurazione della riqualificazione dell'edificio storico in Via Collalto dedicato al turismo. Interni tra design e recupero artistico curati dallo studio MZC più un alloggio accessibile ai disabili.
Avis Treviso, effetto Covid-19, ora donano i giovani. C'è l'appello, dicono che l'appello è stato ascoltato, almeno 30 nuovi aspiranti donatori per la sede di Treviso. Torresanna ha detto molti ci hanno contattato durante il lockdown. Antenne 5G a Castelfranco, niente segrete, il comune spieghi in pubblico. Raccolta firme inviate in municipio, ci sono circa 200 sottoscrittori. Dicono vogliamo sapere cosa fa l'amministrazione per tutelare la nostra salute. Stangata ai bar, l'Ascom di Treviso giustifica troppa folla. Primo weekend post ordinanza, meno incassi e critiche. I ristoratori dicono puniti tutti per le negligenze di altri. Passiamo adesso alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e prima di leggere le notizie, diamo la parola a Sabrina Ciccotti, la nostra corrispondente da Udine. Dopo un lungo periodo di restrizione, Udine si ravviva nel weekend. Fino a ottobre i cittadini udinesi potranno passeggiare durante le serate dal venerdì alla domenica, in quanto le strade principali come Largo del Pece e via Mercato Vecchio verranno chiuse al traffico, locali sempre aperti fino a tarda serata. Udine inoltre si prepara per un evento di musica dal vivo, Morden Jazz, che partirà dal 9 luglio e si terrà in Piazza Libertà ogni giovedì sera alle 21:30 fino al 27 agosto. L'ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Saius. Bene, e adesso passiamo alla lettura delle notizie. Perde il controllo della Harley Centauro, muore nella notte, tragedia a Lignano Sabbiadoro, intorno alle 3 di fronte alla rotonda del municipio. Incidente mortale nella notte a Lignano Sabbiadoro, un centauro di 48 anni di San Michele al Tagliamento, che viaggiava a bordo di un Harley Davidson, ha perso il controllo della due ruote intorno alle 3 di fronte alla rotonda del municipio. È letteralmente volato per una cinquantina di metri per poi rovinare sull'asfalto, riportando un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. Cane incastrato nel condotto di areazione, intervento a Trieste dei Vigili del Fuoco che dopo un'ora sono riusciti a liberarlo. Un cane di grossa taglia nella tarda mattinata di oggi a Trieste è stato soccorso dai Vigili del Fuoco perché è rimasto incastrato con la testa nel condotto di areazione di una cucina. La squadra della prima partenza dei Vigili ha lavorato un'ora per riuscire a liberare la bestiola. A Trieste, controlli della polizia con le moto d'acqua. Il questore Petron si è presentato alla marina di Porto Piccolo la ripresa delle attività in mare. Questa mattina il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, alla marina di Porto Piccolo, ha comunicato appunto la ripresa dei servizi del controllo del territorio mediante le moto d'acqua per la stagione estiva 2020. Dopo la festa, fermati insetti in auto senza mascherine. Un gruppo di ventenni è stato fermato domenica al rientro da un party, non avevano ancora smaltito la sboria. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Tolmezzo, durante un normale controllo su strada, hanno fermato a Villa Santino un'auto con a bordo 7 ventenni della zona. 6 di loro, dopo una lunga nottata passata a festeggiare a Ovaro, erano rimasti senza passaggio per tornare a casa. Allora hanno pensato di chiedere aiuto a un amico. Quest'ultimo è quindi andato a prendere gli amici, ma sulla strada dal ritorno è incappato in un controllo dei carabinieri. Tarvisio arrestati due giovani pakistani fermati al confine. Viaggiavano con quattro connazionali stipati in auto. In manette anche un altro straniero rientrato dopo un'espulsione. Sono 3 gli arresti eseguiti nell'ultima settimana dagli agenti della quarta zona polizia di frontiera, settore di Tarvisio. Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno, durante un'attività di pattugliamento, è stata fermata una Fiat Punto con a bordo 6 persone, 2 in più della capienza dell'abitacolo. Alla guida un 28enne di origine pakistana con accanto un suo connazionale di 22 anni, entrambi in regola con i documenti e residenti a Pordenone. Trasportavano 4 cittadini di origine bengalese senza documenti, risultati non in regola sul territorio nazionale. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.